Uomini e donne oggi, Mariano Tronista, Paolo senza corteggiatrici. Oggi uomini e donne, Mariano Catanzaro nuovo tronista, Paolo bacia Angela e lei va via. Il trono classico oggi regala ai telespettatori di Uomini e donne tante risate, sorprese e colpi di scena inaspettati. Dopo il ballo tra Sara e Lorenzo, Emanuele va via. Il romano rientra però in studio nel momento in cui vede piangere la tronista a causa delle parole di Maria riguardo la preferenza di sua mamma nei confronti dei corteggiatori. Si passa poi ai troni maschili, o meglio al nuovo tronista. La De Filippi annuncia al pubblico che è stata scelta un'ex conoscenza della trasmissione. Si tratta di Mariano Catanzaro. Il giovane napoletano è stato prima corteggiatore di Valentina Dallari, poi di Desiree Popper. Ora, Catanzaro è alla ricerca dell'amore vero e chissà quante donne verranno a corteggiarlo. Nel video di presentazione, il giovane scherza e prende in giro se stesso e i suoi modi di fare con le donne. Il pubblico sembra essere felice del suo arrivo. Si passa poi alle esterne di Paolo Crivellin con Marianna, Angela e Giorgia, uniche corteggiatrici rimaste per lui. La Caloisi lo ha invitato a trascorrere del tempo insieme nella sua città, ovvero Napoli. I due sono stati molto bene insieme e ammettono entrambi di essersi pensati anche molto. A grande sorpresa, finalmente, arriva un bacio davvero passionale. In ogni caso, una volta tornati in puntata, Maria De Filippi dice alla ragazza di stare attenta alla prossima esterna, quella con Marianna. Crivellin è uscito con quest'ultima dopo aver visto Angela. Uomini e donne trono classico, Marianna e Angela vanno via, Giorgia eliminata. L'esterna tra Paolo e Marianna è a cena. I due parlano, si confrontano e alla fine arriva un nuovo bacio. Angela è stanca di tutto ciò, lo stesso la rivale. Le due ragazze non comprendono come sia possibile che il tronista provi le stesse cose per entrambe. Maria annuncia che in realtà ha una preferenza che, ma il diretto interessato non ne è molto convinto. Intanto, Crivellin saluta Giorgia e la manda via. In ogni caso, anche le altre due decidono di andarsene e chiudere qui il loro percorso con il tronista.